Amici di Zio Papino, Andrea Zio Papino, bentornati ad una nuova parte del gameplay delle Follie dell'Imperatore, il gioco ufficiale dell'omonimo classico Disney. Nell'ultima parte abbiamo fatto il secondo capitolo della giungla di notte, mentre iniziamo subito benissimo, come al solito. Ah, non abbiamo le robe di uva, perfetto. Il secondo capitolo della giungla di giorno, sì, non so se ho detto di notte prima, mi scuso. Un capitolo dove abbiamo rischiato varie volte di morire, un capitolo che è stato molto lungo, con ben 90 monetine da trovare. Questo capitolo invece ne avremo da trovare solo 70. Insomma, un capitolo dove abbiamo rischiato parecchie volte di morire, ma me la sono cavata in qualche modo. Sono anche riuscito a non morire mai, tanto ancora figure di merda. Continuano, imperterrite. Ok. E concluderemo adesso questo scenario, questo livello. Inutile. Ah, però forse devo saltare per andare. Ho visto che c'era. Eh sì, infatti. Vai. Bene. Un segreto di quelli che ti lascia proprio il segno. Vediamo se riesco. No, sarebbe stato figo. L'ultima parte c'era la pignatta, pignatta. Ma che cos'è una pignatta? Citazione. Non tutti riusciranno a cogliere questa citazione. Per chi non ce la fa, signori, non sapete niente di niente. Aia. Oh, sì, stammi a guardare, stronzo. Beh, siamo già a 26 comunque. Oddio, cos'è sta roba? Ah, beh, decisamente prima devo arrivare là in fondo. Whee! Gnam gnam. Punto di controllo. Punto di controllo. Togliti di mezzo! Una delle cose che è Vai! sfiguraccia incredibile, una delle cose che è piaciuto di più questo gioco è il punto di controllo. Aiutami, perché? Un'altra mosca. Ah, così. Aiutami, perché? Che te devo aiutare? Stai benissimo, sembri in grande salute. Vabbè. Oh, si è aperto il coso di là. Bene. Così da questa non torni indietro, tipo. Fatti. Ah, non serviva a niente sta roba in realtà. Era un barbatrucco. Boom. Sono una rana. Guarda, c'è una rana. Se le rane continuano a saltare, vanno più lontano. Grazie, Sherlock. Perché all'improvviso questa mosca mi sembra così vistosa? Non ho mai visto una rana così bella. Perfino Kermit la rana in persona impallidisce di fronte alla mia bellezza. Il terzo salto è quello più grande. Ok. Slurp, slurp, gulp. Posso mangiarmela? Guarda. Che figo. Bene. Che vuoi, figlio di pacia? E ancora quel mozzosetto. Non premere quelli con le croci. Cra cra. Beh, prima vado a Tana. Salta, ragazzo. Io volevo prendere più che altro le monetine prima di. Porco cane. Ah! Dio. Bisogna fare proprio salti così alti. Bravo. Adesso partendo dal primo dobbiamo riuscire a fare tre salti competitivi, eh. Ah, però è deficiente. Oh, santo. Ok, l'idea era quella giusta, però sono riuscito incredibilmente anche a tornare indietro. Allora, partendo da qua, non deve essere tanto difficile, è fatto apposta per funzionare. Ok, sono riuscito pure a ingrumarmi. Aspetta, però di qua di sicuro ci sarà qualcosa. Magari no, eh. Magari è solo uno specchio per le allodole, però. A parte che tanto sicuramente sarei finito giù in qualche maniera, quindi. Oddio, non c'è niente, peccato. Sono stato fregato. Sono stato giocato. Ok, partendo da qua, eh. Vai, Andrew, out. Oh! Dove erano quattro i salti sto giro? Beh.
Va bene. Prossimo. Aspetta, anche qua. Vabbè. Ma adesso che cazzo faccio? Ovviamente. Merda. E ovviamente schiaccia proprio quello con la X. Per chiudere in bellezza, direi anche. Secondo me devo fare tipo i primi tre così. Merda, no, ho sbagliato. Dai! No, non fare così! Guarda, oddio, sono stato piuttosto bravo. No, non credo di dover cadere. Anche perché questi pezzi in cui sono trasformato mi sembrano fatti apposta per essere così. Quindi. Aia. Infatti, ai. Ah, ma qua dopo il terzo li fa tutti grandi uguali i salti. Ok. Buono sapersi. No, eh? E lì ci vuole un po' di fermezza. Aspetta, voglio vedere se sto fermo. Torno indietro. Allora lì ci vorrà timing. Ovviamente non sarà così che bisogna fare, ma insomma, noi lo facciamo comunque così. Sì. Ci vorrebbe anche un po' di culo in questo momento. E comunque arrivando lì con quella inquadratura così è veramente difficile. Ovviamente non ci voglio credere. Oh mamma mia, questo è scandaloso. Scandaloso. Allora, utilizziamo la stessa pratica di prima. Aspetta che si rivadano su tutti, perché se no. Aspettiamo. Intanto vi dico un po' che non lo so. Ok, perché non avevo assolutamente argomenti di discussioni da portare alla corte. Pareva, ma non vale così però. Torno indietro. No, ok ragazzi, mettetevi comodi, questa parte sarà lunghissima. Lunghissima, infinita. Okay, uno, due, tre, qua salti. No. Beh, schiaccia la X così almeno rimango su tutti. No, schiacciala. Non ci credo! Ma sono proprio scalognato, niente, devo fare così perché sennò arriverai troppo lungo quest'ultimo salto, ma. Non riesco a capire, me ne dimentico qualcuno indietro. Sembra impossibile. Io ho una sfiga, io ho sti giochi che è incredibile. No, perché mi faccio prendere? Sì, ciao. Aspetta, qua c'è un problema evidente. Non riesco a capire perché mi si chiudono le robe. Non riesco a capire perché, ma non si apre più. Prima aveva funzionato. Sembra strano. Adesso stiamo attenti a non cadere di nuovo di là, perché this makes zio papillon very very sad. Niente, ma cazzo!
Madonna, proprio metterlo lì così, quel cazzo di merda di macchio buono. Cercando di non bestemmiare. Oh! Adesso sarà, tipo, non riesco a capire come fare ad arrivare là in fondo, però. Ok, quindi servirà molto tempismo adesso. No! Provare che tiro veramente un porco da qua. Ma cazzo, ma non puoi saltare così lungo! Cretino! Santo, la rana, guarda, è la roba che odio di più. Questo gioco. Non mi interessa anche se mi trasformo in una pulce e mi tocca stare per 10 minuti sulla crapa di Isma. Isma inteso Serion 92. Merda. Consiglio anche di controllare ovviamente il suo canale, come faccio in tutti i video, anche i miei canali consigliati. Lo dico perché questo è un punto abbastanza morto del gioco in cui io continuo a fallire. Oh! Miracolo! Miracolo! Prego, salta di là, altrimenti ti uccido. Ok. E ovviamente. Ma. No, no, ma è logico, è logico. Oh, sì, bravo cretino. Meno fatti male. No. Oh! 52, dai, ne mancano ancora 18. Merda. Forse però è finito qui. Beh, chi se ne frega. Me ne sbatto altamente. L'importante è finire sta merda di posto. Screw your mouth, qui. Punto di controllo. Invece no. 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 Ah, devo seguire la cosa qua. La principessa Vespa. Citazione necessaria. Vabbè. Scusami un po' di uscire. Perché se devo rifare tutto non me ne frega niente, io le voglio le monetine quando posso. Però sembra essere via libera, e allora via libera sia. Oh, grazie. Già. Ormai inizia a prendere confidenza. Ci inizia a prendere anche gusto il ragazzo. Punto di controllo. Ok, la giungla non mi mancherà per niente alla fine. Ovviamente. Finisce la rotazione e me lo ritrovo davanti pronto a farmi male. Logico. Logico, no? Come dice il tipo che fa l'introduzione al gioco di. No, che fa il narratore del gioco di Spider-Man 2. Ogni roba che ti spiega è logica. Oh oh. Craps! Oddio, ma questi li devo purgare. Cacchio, sto morendo ancora una volta. E qualora dovessi morire, non saranno dei bei 5 minuti per. Questo è meglio. Per quelli che stanno guardando questo video. Craps! Là c'è anche il buco per lo scoiattolo. Non siamo in possesso di tale cosa rossa. Yikes. No! Sta arrivando un lama! Togliti di mezzo! Se non mi ricordo male, bisognava fare una roba tipo così, e infatti. Obla, perché c'era nell'intro. Là sopra c'è faccia. Andiamo cercando di non cadere magari nel processo. Hai fame, Cusco? Sì. Tu e il tuo stomaco. Ho sentito dire che qui intorno c'è un idolo rosso. Già preso. E non ne hai preso anche per me. Non riuscivo a vederlo. Non riuscivo a vederlo. Abbiamo preso l'idolo rosso, ci mancano quelle 6 monete che non ci fanno completare al 100% il livello, ma considerando che ancora una volta sono a un quadratino rosso dalla morte, ci accontentiamo. Sperando che sia finito il livello, ovviamente. Cosa che è? E vai. Allora,
Finisce qui il livello, finisce anche qui il capitolo, sì, il livello e il capitolo, direi. Nella prossima parte, beh, vediamo cosa succede. La montagna, avremo un capitolo con ben 90 monetine in palio. Sembra una cosa abbastanza in salita, la montagna. Beh, lo è, sembra una cosa in salita nel senso di molto difficile. Quindi vedremo tutto nella prossima parte. Vedremo questo primo capitolo, presumo, perché sarà molto lungo. Anche qua credo che saranno 3 capitoli, quindi 3 le parti, presumo, anche se questa parte non è diventata molto lunga. Ma non mi ricordo il gioco perché ci ho giocato parecchi anni fa, e quindi non mi ricordo quasi cosa è più lungo e cosa è più corto. Vabbè, tanto comunque un video più corto, un video più lungo alla fine, insomma. È solo magari un po' scomodo alla fine perché sono tanti le parti da vedere alla fine. Ma vabbè, fa lo stesso. Quindi un saluto da Zio Papillon, da Real Zio Papillon. Ci vediamo nella prossima parte. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, date un'occhiata al mio tweet, al gruppo di Devo su Steam, ai miei canali consigliati. Ah, continuate a suggerire nomi per lo scocciatore, nickname per lo scocciatore, perché l'1 febbraio aprirà il suo nuovo canale di YouTube, su cui inizierà a fare video qualche tempo dopo, perché gli deve arrivare il computer nuovo, poi comincerà. Quindi suggerite se qualcuno ha qualche idea, è sempre ben accetta, anche se lui le tende a scartare tutte, ma vabbè. E come al solito, dandovi appuntamento alla prossima parte, se state guardando questo video nell'anno del Signore, che non esiste secondo me, vabbè, 2094, sono un fantasma, a presto!